Buonasera, io sono sempre molto contento di essere qui alla Fondazione BAS. Io lavoravo qui molti anni prima che Katia Papa nascesse. Con Lelio Basso, sì, sono venuto nel 1967. Con problemi del socialismo. Lavorava con il socialismo e anche alla fondazione che si chiamava Issoco. Ecco, vabbè, poi dopo sono stato per dissenso politico buttato fuori, ma con grande amicizia sono rimasto con Lelio, con Lisi, con tutta la famiglia. Ma non è di questo naturalmente che volevo parlare, se non per dire che vengo qui molto volentieri, tutte le volte è una festa, ecco, venire qui a dire qualche cosa. No, io sono un po' imbarazzato nell'aprire questo discorso, perché da un lato ho Giorgio Nebbia davanti e sono molto contento che lui mi abbia invitato, e però io devo fare dei complimenti sperticati e so già che lui non sarà contento, però d'altro canto lui ci ha insegnato un metodo storico, se posso dirlo, cioè bisogna dire la verità, non si può far finta che non sia vero. E allora cercherò di dirlo in fretta, ma questo compagno, posso dire la parola? Questo compagno è stato di una grande generosità nei confronti di tutti noi. Non si è insegnato solo dalla cattedra, ma era importante sapere del suo impegno, imparare il suo impegno, vedere il suo lavoro che non smetteva mai, la sua onestà intellettuale che gli consentiva anche di dire qui mi sono sbagliato. Una grandissima cultura e una grandissima capacità di essere militante, quindi rimettersi in gioco, una grande apertura mentale, tutte queste cose, insomma, in qualche modo le abbiamo date per così, per cose così che facevano parte della natura, ma invece non è così. Il suo lavoro è stato un lavoro straordinario, e il fatto che a Brescia siano arrivati tutti questi materiali significa che lui li ha raccolti, e li ha raccolti facendo un lavoro di storico che non è solamente quello di chi legge le cose, le interpreta, ma anche di chi le archivia, le sa tenere conto perfino delle cose che scrive lui, oltre che di tutto quello che era più difficile raccoglierlo giusto in quegli anni 50-60 di cui fa parte la prima parte del suo lavoro. Ecco, io credo che questo aspetto sia molto importante ripeterlo, dircelo una volta, un'altra volta tra di noi. Poi certo ci sono stati dei grandi meriti scientifici, con una specie di civetteria ci racconta nel suo libro, in questo libro ma anche in altri, la sua attività di merceologo. Ma questo significa che lui sa di cosa si tratta quando deve parlare di un prodotto, di una produzione, di un sistema industriale, di un rifiuto. Sa di che cosa si tratta, sa queste cose dove vanno a finire, che cosa avviene. Ecco, questo io lo trovo un elemento, e in un modo appunto non astratto, ma da merceologo, da persona che conosce a fondo queste cose, sa quanto costano perfino, sa come si può sbarazzarsene. Ecco, questo qui è un aspetto che io trovo molto importante. Prima ancora del suo straordinario impegno di ecologo. Poi c'è quello di storico. Prima Cannata diceva una cosa che mi ha molto colpito, cioè la storia come prologo del presente. Questo concetto, ho copiato, ho detto. Sì, lo so, adesso ci arrivo. Questo concetto percorre tutto questo libro, e io non so più neanche chi l'abbia detto. So che il primo che l'ha detto è William Shakespeare nella Tempesta, e lo dice un personaggio, il peggiore personaggio della Tempesta, cioè Antonio, quello che ha cercato di uccidere Prospero, suo fratello, eccetera. E però
e però dice questa frase che passa quasi inosservata in un bellissimo discorso che lui fa cercando di imporre al suo possibile socio Sebastiano di uccidere a sua volta il re di Napoli. Questo è il quadro e è un passaggio veramente di straordinario poeta, e quindi è molto bello che questa cosa sia in qualche modo tornata tra di noi anche attraverso la scelta che l'hanno fatto gli storici americani, che l'hanno messo, mi pare, in un piedistallo, no? E io trovo che questo aspetto della storia, del fatto che le cose che su cui noi studiamo, le cose che tu hai studiato, sono il prologo di quello che avviene adesso. Quello che avviene adesso non si può conoscere se non sappiamo come si è arrivati qui e che cosa c'è stato, che tipo di invenzioni, che tipo di lotte, che tipo di lavoro. Ecco, questo io trovo che sia un metodo di straordinario interesse. Ecco, nel metodo poi, e poi giuro che non faccio altri complimenti, non c'è nessuna sopraffazione nei confronti degli altri. Cioè tu stai, in qualche modo, ti confronti con le idee, ne hai trovate per 50 anni di seguito, di idee diverse dalle tue, con anche quel disprezzo, con quella sottovalutazione che si potevano avere da parte della grande industria, per esempio. Poi arriviamo a parlare della grande industria. Eppure tu hai sempre detto, hai sempre confrontato delle cose in un modo scientifico, no? Accettabile da tutti, ma non ti sei mai messo in cattedra, faccio per dire, insomma, cercando di sovrapporre alle altre persone il tuo magistero. No, hai sempre accettato di discutere perfino di questioni nucleari. Non hai mandato una maledizione, no, hai discusso con quelli che non la pensavano come te, cioè i nuclearisti, che meritavano di essere in qualche modo confutati, ma per quello che era la loro vera natura. Sul capitalismo, io trovo che non abbiamo avuto moltissime lezioni sul capitalismo nel corso degli ultimi 30-40 anni. Qui sì, in questo caso, non solo tu hai in qualche modo insegnato come si può stare nel Parlamento facendo delle cose, non perdendo la faccia, ma un lavoro utile. Prima Cannata ricordava il caso che veramente mi ha sorpreso molto, cioè quello della ricerca che ha fatto Fanfani all'inizio degli anni 70, di cui io, per esempio, da ignorante quali sono, non sapevo nulla, e mi è arrivata in un altro libro come una doccia fredda questa cosa, ma finalmente ho capito che le cose, anche le cose dei Fanfani, non erano semplicemente da condannare e basta, anche da quella parte poteva esserci qualche elemento di interesse. Allora, da questo punto di vista, io dico che è una lezione politica quella che noi abbiamo, quella di non disprezzare il proprio avversario politico tutto in una volta. Qui, per finire, vorrei citare alcuni dei passi che mi hanno molto colpito in questo libro. Ce n'è uno che è su un problema che noi tutti conosciamo, che è la globalizzazione. Allora, la globalizzazione, come in qualche modo in un passaggio rapido la descrive Nebbia, è questa. La globalizzazione non consiste nella circolazione delle merci e del lavoro, ma nella universalizzazione dei bisogni indotti e nella moltiplicazione dell'asservimento globale agli stessi bisogni e alle stesse merci. La gioia con cui sono stati salutati i negozi McDonald's sulla Piazza Rossa o a Pechino, in Corea o a Cuba, come a Stoccolma o a Roma, dimostra che il capitalismo svolga in maniera perfetta la sua funzione di asservimento planetario degli umani e della natura. Ora, noi siamo abituati a parlare della globalizzazione parlando della finanza, parlando dello spostamento, al limite dello spostamento delle persone,
lo spostamento dei capitali. Io ho passato una vita a cercare di studiare i capitali delle multinazionali. Ecco, questa cosa però, così, in questi termini, io non l'avevo mai pensata che fosse questo un elemento decisivo, perché si legava insieme il sistema delle persone che amano andare da McDonald's a mangiare e il sistema delle grandi imprese e il sistema della possibilità di trasferimento. Anzi, mi è venuto in mente che McDonald's in particolare ha un sistema di conteggio di cosa costa il suo panino in tutti i paesi del mondo e che gli economisti si servono di questo sistema per giudicare qual è il vero rapporto delle valute, quello vero, quello pratico. Ecco, questo è una delle cose veramente molto importanti che io ho letto. Poi ce ne sono anche delle altre. Per esempio c'è una citazione dell'anti-During di Engels. Solo una società che faccia ingranare armoniosamente le une nelle altre le sue forze produttive secondo un solo grande piano può permettere all'industria di stabilirsi in tutto il paese con quella dislocazione che è più appropriata al suo sviluppo e conservazione e rispettivamente all'utilizzazione degli altri elementi della produzione. Solo con la fusione fra la città e la campagna può essere eliminato l'attuale avvelenamento di acqua, aria e suolo. Solo con questa fusione le masse che oggi agonizzano nelle città saranno messe in condizione in cui i loro rifiuti siano adoperati per produrre le piante e non le malattie. La civiltà ci ha senza dubbio lasciato nelle grandi città un'eredità la cui eliminazione costerà molto tempo e molta fatica. Ora, io sono cresciuto pensando che i marxisti, Marx, Engels, di questioni ecologiche non sapessero niente, anzi le avessero proprio rifiutate. Ecco, sono cresciuto così e poi dopo trovo veramente importante che qualcuno mi faccia riflettere, no? Poi c'è Giovanna che forse ci spiegherà queste cose abbondantemente. Ma io trovo molto importante, insomma, che qualcuno ogni tanto ci faccia questa ripetizione di queste cose, ci spieghi ancora una volta questo. Io credo che questo lavoro, poi c'è un bellissimo passo sul denaro anche, ma non voglio farvi perdere altro tempo e quindi la chiudo lì. Grazie, Giorgio.